Questo viaggio di Federico Cherubini a Londra, direzione Premier League, rischia di essere particolarmente fruttuoso perché, attenzione, arrivano notizie particolarmente interessanti. Con una Juventus che potrebbe essere vicina a un doppio colpo di mercato, tra l'altro, lasciatemelo dire, abbastanza inaspettato. Facciamo un po' mente locale, cerchiamo di capire cosa sta succedendo perché c'è molto di cui parlare, quindi cerchiamo di capirci qualcosa. Io prima però vi ricordo, come sempre, come al solito, di intanto di supportarci, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche e seguiteci anche sul secondo canale, FC Media TV. Inoltre vi ricordo dell'app, sicuramente più completa che c'è in circolazione, che è OneFootball, vi consiglio di scaricarla, qui sotto c'è il link automaticamente, gratuitamente, vi ritroverete la migliore app che c'è in circolazione sul mondo del calcio, gratuita e personalizzabile e quindi scaricatela, qua sotto vi lascio il link. E allora, una notizia interessante è quella di una Juventus che una volta salutati alcuni pezzi importanti, tra cui Giorgio Chiellini, è chiaro che ora è il momento, dopo i saluti, dopo le lacrime, dopo la commozione, è il momento di mettersi al lavoro per ricostruirla questa squadra. Una squadra che dopo tanti anni di trofei deve assolutamente tornare a vincere, deve assolutamente tornare a essere dominante, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, eh? Quindi entrambi i lati bisogna guardarli. E secondo l'Internazionale Tuttosport, la Juventus sarebbe vicina a un doppio colpo. Sì, perché la stagione praticamente è di fatto finita, eppure la Juventus è già attivissima. Perché? Perché Allegri ha detto alla dirigenza quest'anno, non facciamo lo stesso errore dello scorso anno, che abbiamo portato per le lunghe una trattativa come quella di Locatelli, che per carità è arrivato Locatelli che è un buon giocatore, ma non è arrivato Leo Messi, non è arrivato Kylian Mbappé, cioè un mese, 2 mesi per portare a casa Locatelli sono troppi. Non facciamo come l'anno scorso che Ronaldo è andato via l'ultimo giorno di mercato e quindi noi, presi dalla fretta, abbiamo preso Kane. Cioè, facciamo un mercato ragionato, arriviamo a luglio con la squadra quasi del tutto definita. Cioè, la Juventus cosa vuole fare? Fare il grosso del mercato da qui fino all'inizio, appunto, quando sarà il ritiro della Juventus, quando comincerà la stagione 22-23 della Juventus. E a quel punto, da luglio in poi, quindi fine luglio e agosto, sarà il periodo in cui bisognerà mettere una ciliegina sulla torta. Lo si farà, bisognerà fare qualche piccolo scambio per poter modificare la rosa e migliorarla. Ben venga, ma il grosso deve essere fatto. E il grosso vuol dire anche sistemare la difesa. Secondo l'Internazionale Tuttosport, l'evento sarebbe vicina a un doppio colpo per quanto riguarda proprio la Juventus. Arriverebbero entrambi dalla Premier League. Partiamo dal primo. Il primo nome su cui Cherubini sta lavorando tanto, e ve lo diciamo praticamente da un mese e mezzo, è quello di Gabriel. Tanti e tanti osservatori di mercato parlano di Gabriel come un ottimo giocatore. 24 anni, una buona esperienza già in ambito internazionale, grazie a Lille che di fatto sforna talenti come se fossero veramente qualcosa di incredibile. E attenzione perché è il difensore mancino che in questo momento manca alla Juventus. La Juventus però sa che questo ragazzo, come vi abbiamo parlato, come vi abbiamo detto più e più volte, ha un problema. Quella della valutazione del ragazzo, perché la Juventus sa che non può spendere tantissimo per questo ragazzo. Per due motivi. Punto primo, perché la Juventus non può spendere tanto in difesa, perché comunque hai già investito molto a gennaio a livello di soldi. E poi perché hai tutta una squadra da completare. Non è come a gennaio che punti forte su Vlahovic, spendi 75 e tanto ti serve solo l'attaccante. Qua, in questo momento storico, la Juventus, se vuoi fare una sorta di rivoluzione e se vanno via Chiesa, Chiellini, Bernardeschi, Morata e compagnia cantante, hai bisogno di una rivoluzione. Come vedi, sono tanti che vanno via. Hai bisogno di vari investimenti. Alcuni arriveranno a parametro zero, altri invece, un'altra formula molto utilizzata è quella dello scambio. Perché? Perché la Juventus vuole puntare su che cosa? Sul fatto che all'Arsenal piacciono dei giocatori della Juventus. Giocatori che piacciono alla Juventus in questo momento sono 2/3. Il primo chiaramente è Arthur, già avvicinato dall'Arsenal a gennaio, l'ha già di fatto confermato Federico Pastorello qualche settimana fa, ha detto Arthur lascerà la Juventus perché con Allegri non c'è sintonia ed è sicuramente una situazione che non può andare avanti, e l'Arsenal già si era fatta sotto a gennaio. Ora, bisognerà capire se l'Arsenal continuerà a puntare su di lui, ma la Juventus sta lavorando a uno scambio secco, diretto, tra Arthur e Gabriel, uno scambio secco in cui di fatto non ci perde nessuno. L'Arsenal il centrocampista che cercava, Juventus avrebbe il vice Chiellini, sarebbe un giocatore che a 24 anni ha ampi margini di miglioramento e in futuro sarà lui di fatto a sostituire praticamente Bonucci. Quindi, De Ligt, Gabriel, Gatti,
Bonucci, questa è una difesa che secondo me può essere considerata un'ottima difesa. Attenzione però perché, oltre ad Arthur, all'Arsenal piacciono altri due centrocampisti della Juventus. McKennie, che però è uno di quelli che se può la Juventus lo tiene, ma anche Rabiot, che però ha una sezione contrattuale particolare, quindi difficilmente verrà inserito in questa trattativa. Attenzione perché il blitz di mercato a Londra di Cherubini può portare un altro nome, che è sicuramente un nome che piace meno alla tifoseria juventina, ed è quell'Emerson Palmieri di cui si parla praticamente da 3 anni. Emerson Palmieri e la Juventus sono stati avvicinati, di fatto sono stati vicinissimi già nel primo anno di Maurizio Sarri, quando si era alla ricerca di un terzino sinistro al posto di Alexandro come alternativa a Alexandro, e il nome fatto era proprio quello del classe 1994. Stiamo parlando di un ragazzo di cui si parla tantissimo da anni, quindi sembra quasi uno che abbia 35 anni, di fatto è un classe 94, quindi parliamo di un 27enne che quest'anno è stato in prestito al Lione e che ha un contratto in scadenza praticamente a breve, cioè tra pochi mesi di fatto scadrà il contratto che lega proprio il giocatore al Chelsea. Il rapporto tra il Chelsea e Emerson Palmieri è finito ormai da tempo, cioè è un giocatore che ormai non è più nell'orbita Chelsea. In realtà il contratto scade nel 2024 col Chelsea, però il Chelsea ormai lo valuta veramente poco, perché non è più nei piani della società londinese, perché ormai i rapporti proprio con la società non sono idilliaci. E quindi, dopo aver preso De Sciglio in prestito, il Lione ha preso anche appunto Emerson Palmieri. Ma tornerà tra qualche mese, o meglio tra qualche settimana, a Londra. Ecco, lì a Londra sta lavorando proprio il buon Federico Cherubini per portarlo alla Juventus. È un vecchio pallino, come detto, di Sarri, ma è stato vicino alla Juventus anche l'anno dopo, quando c'era Pirlo. Di fatto tutti gli allenatori della Juventus devono fare i conti con questa situazione qua. Attenzione però perché potrebbe arrivare posto di Alexandro. E lì sorge un altro problema. Alexandro ha un contratto di scadenza al 2023. Ma riesce a piazzare Alexandro da qui a fine mercato? Perché la situazione di Alexandro non è facile. È uno di quelli che sarà complicato da collocare. Cioè, lui, esattamente come Bernardeschi, come Dybala, come altri, appartiene al ciclo vecchio, in cui la Juventus se potesse, cioè facciamo finta, se Alexandro avesse il contratto di scadenza ora, al 2022, non verrebbe rinnovato neanche lui, perché fa parte di quel vecchio ciclo che la Juventus sta cercando di chiudere. È vero anche però che se la Juventus deve piazzare, beh, è complicato da piazzare. Quindi deve trovare una squadra che seriamente punta fortissimo su di lui. E non è facile. Lui che tra l'altro ha un mondiale da giocare proprio a dicembre. Quindi le soluzioni sono due. Se la Juventus punta forte su vari terzini e gli fa capire che spazio per lui non ce n'è, che quindi farà soltanto l'ultimo anno, ma giocando la Juventus farà il panchinaro e quindi rischierà di perdere la nazionale e il mondiale, probabilmente uno degli ultimi della sua carriera, allora lì probabilmente lui potrebbe scattare la scintilla. Ok, rinuncio forse a qualche milione, ma vado a giocarmi la titolarità. Faccio un esempio, magari se va anche lui a Lione, ad esempio, sicuramente gioca titolare. Nella nuova Juventus difficilmente sarà titolare. E quindi è per questo che la Juventus sta puntando su Emerson Palmieri, anche per lanciare un messaggio al brasiliano: guarda che non fai più parte del progetto, guarda che non sei più un giocatore adatto per questa Juventus. E lui, da panchinaro, avrebbe più difficoltà a conquistarsi proprio il mondiale di Qatar 2022. Quindi occhio, la situazione di Alexandro è in divenire, chiaramente un giocatore che ha finito il suo percorso alla Juventus, ormai è chiaro e evidente che tra l'altro è un ingaggio pesantissimo, è un ingaggio a 6,5 milioni di euro, un ingaggio folle per quelle che sono le prestazioni di Alexandro, che è arrivato alla Juventus quando è stato praticamente ormai 5-6 anni fa con una nomea diversa. Cioè il primo Alexandro era secondo me quello che oggi è, lo dico spesso, quello che oggi è Theo Hernandez per il Milan. Era trascinante, era travolgente, partiva dalla difesa, arrivava in attacco con una facilità disarmante. Poi con gli anni le motivazioni sono venute in meno, a livello fisico è calato tantissimo, ha anche preso troppi chili, secondo me, rispetto al primissimo Alexandro, che era magrissimo, era una scheggia. Questo Alexandro è molto appesantito, non salta mai l'uomo, non corsa mai bene, ha sempre tentato dal tornare indietro. È un Alexandro che non va. Quindi a Juventus potrebbe tornare da Londra, Cherubini potrebbe tornare da Londra con un doppio colpo. Portare Emerson Palmieri con un ingaggio che comunque avrebbe un ingaggio la metà rispetto a quello che prende Alexandro, perché l'intenzione di Juventus è offrire a Palmieri un ingaggio da 2,5 barra massimo 3, non di più. E già facendo questa operazione levi Alexandro, prendi Emerson Palmieri, potrebbe essere un'idea. L'idea potrebbe anche essere quella di proporre uno scambio al Chelsea.
un Chelsea che anni fa, tanti anni fa, propose e chiese alla Juventus proprio Alexandro, il miglior Alexandro, la Juventus disse no. Ecco, chissà che oggi si possa aprire un'operazione del genere. Chi lo sa, staremo a vedere. Due superi che potrebbero cambiare squadra, tutti e due. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi due giocatori che, secondo il Tutto Sport, sembrano avvicinarsi e non poco a questa Juventus. Gabriel come sostituto di Chiellini, Emerson Palmieri come sostituto di Alexandro. Quanto la Juventus va avanti, quanto la Juventus migliorerebbe con questi due giocatori? Ditemi la vostra qui sotto.